A Monte Porzio ci sono stati maggiori disagi dopo il temporale di questa notte rispetto al nubifragio di sabato 26 luglio. Il sindaco Giovanni Breccia è intervenuto di persona nei punti più colpiti assieme all'ufficio tecnico e al capo operaio per aiutare le persone in difficoltà anche con i pochi mezzi a disposizione del comune. Qui a Monte Porzio abbiamo avuto dei disagi soprattutto in questa nottata rispetto alle due bombe d'acqua che sono già piovute negli scorsi giorni. E probabilmente l'accumulo di acqua nei campi ha reso insomma la situazione più difficile, di sicuro. Lei era sul posto, insomma, dove sono successi questi allagamenti, queste problematiche? Sì, questa notte purtroppo ci hanno chiamato alcune famiglie che erano in difficoltà, anche soprattutto non sapendo bene come proseguiva la nottata, quindi intorno alle 3 insomma siamo riusciti a intervenire con un mezzo comunale, erano già stati i vigili del fuoco e la protezione civile, ma la situazione era un po', diciamo, difficile anche per via del fango e quindi del campo che era adiacente alla casa. Abbiamo cercato, ecco, di tamponare, fortunatamente poi verso le 4 insomma ha smesso di piovere, quindi la situazione si è tranquillizzata anche un po' da sola via. Quindi l'amministrazione comunale e lei in primis siete vicini alla cittadinanza? Beh, per quello che si può fare, chiaramente i mezzi non sono eccezionali, però insomma, ecco, in questo caso abbiamo cercato di fare il possibile, tutto quello che potevamo, con l'ufficio tecnico, con il capo operaio e la nostra ruspa a disposizione. Insomma.